Benvenuti al secondo episodio di Itma in pillole. Sto titolo mi fa veramente impazzire. Dove vi ho portato oggi? Cosa vi voglio far vedere oggi? Cosa voglio condividere con voi? Voglio condividere con voi un paio di particolari delle mie ghilli. Un po' alla volta ve le farò vedere tutte. Oggi ho deciso di farvi vedere queste. Vi ho portato nel mio laboratorio dove partorisco tutte le mie idee malsane. Allora raga, queste sono due ghilli, due tipologie di ghilli che sono, diciamo, fra le più utilizzate da me. Ce ne sono altre là, ce n'è un'altra lì, ce n'è un'altra lì e ce n'è un'altra qua, ma ne parleremo in futuro di quelle, perché questa è il mio gioiello. Questo è il mio gioiello, ma per questa faremo un episodio veloce, non mi devo perdere perché devo essere breve. Però questo è bellissimo, questo è il mio gioiello e questo è l'altro pezzo del mio gioiello, ma lo faremo vedere più avanti. Allora niente, intanto vi faccio vedere queste due ghilli. Vedete questa qua che sto inquadrando in questo momento, la uso prevalentemente in inverno, ok? E appunto per farvi vedere i colori. E questa invece, diciamo, è l'ultima mia creazione e la utilizzo in periodi particolari dell'anno, diciamo primavera estate. Qua ho cercato di ricreare non tanto il multicam, ma come pattern della ghilli ho cercato di ricreare il multiland, che mi ha sempre fatto impazzire. Qua invece, come avete visto, tendo ad avere colori molto scuri. La particolarità che mi andava di farvi vedere è questa. Queste due finestre che io ho creato all'interno della giacca, proprio per rendere la ghilli più traspirante. Non è un'idea mia, la usano in parecchi, però io ho deciso di riportarla anche qua. Qua ho usato una rete, avete presente la rete che viene utilizzata nei campi per tenere lontano gli uccelli? Ecco, ho utilizzato questa. Qua i buchi sono più piccoli. Qua invece, questa è l'ultima versione che ho fatto, ho innanzitutto allargato la finestra e poi ho usato una rete con i buchi più spessi. Scusatemi, con i buchi più larghi. E quindi questo mi permette maggiore traspirazione, specialmente quando ci sono giornate calde. E niente ragazzi, volevo condividere con voi questa cosa, spero la troviate interessante. E niente, se avete domande da farmi me le fate qui sotto nel video. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella storia.